Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non so per quale motivo lo sto facendo, però avevo voglia di farlo da oramai tanto tempo. Oramai questa moda è bella che esplosa più che altro su Twitch, ma poi l'abbiamo vista anche tantissimo su YouTube. Infatti queste tier list oramai sono uscite fuori per qualsiasi cosa e una di quelle che mi piace di più è quella dei Pokémon. Io con i Pokémon sono fissato e dal momento che non avevo niente da fare volevo fare una tier list sui Pokémon di prima generazione. So già che non interesserà a nessuno, mi dispiace, ma poi torneremo a parlare di fumetti come sempre. In caso invece a qualcuno interessasse, fatemelo sapere perché magari potremmo farne anche qualcuna sulle prossime generazioni, magari con qualche ospite. Se riesco, boh, non lo so, ve la butto lì. Visto che i Pokémon sono anche, direi, abbastanza, incominciamo subito, altrimenti non la finiamo più. Il link per fare la tier list ve lo lascio qua sotto, non che sia niente di trascendentale, però almeno ce l'avete qua e potete farla anche voi. Incominciamo subito dal primo, il numero 001 del Pokédex, che è Bulbasaur, che io metterei abbastanza tranquillamente in... Ah, è Bulbasaur, è iconico, è uno dei tre starter di prima generazione, il primo starter d'erba, non c'è bisogno neanche di parlarne. Quando ero piccolo, sinceramente, chi prendeva Bulbasaur era sempre un po' bullizzato. Invece, col passare del tempo, l'ho rivalutato in meglio. Ma adesso vediamo. Ivysaur è davvero tanto simile. Non lo vedo troppo, troppo ispirato. E Venusaur. Venusaur è bello, è incazzoso, è grosso. Sto fiore immenso, però. Da, buttiamoli in A. Poi in questa tier ci stanno anche i Mega. Questo fondamentalmente Mega Venusaur è Venusaur più grosso con la vegetazione più rigogliosa sulla schiena, che poi se vogliamo ha anche un senso a livello di lore, che più comunque Venusaur diventa grosso, più evolve, più cresce anche la vegetazione. C. Charmander. Io sono normi, raga. Charmeleon per tanti è tipo il migliore, però io sinceramente non lo so, lo vedo proprio tanto, un po' come tutte le fasi intermedie, molto a metà tra quello che era prima e quello che sarà poi. E in particolare in questa prima gen sono molto molto simili le seconde evoluzioni alle prime. Quindi boh, secondo me un pelo più basso di Charmander, non perché probabilmente anche più bello, però proprio non gli somiglia veramente tanto a Charmander e non è figo come Charizard, via, cioè. Ve l'ho detto, sono normi sotto questo punto di vista, ma Charizard è bello. Qua il Mega non mi piace per un cazzo. Diciamo che questo, mi sbaglio sempre, sembra sia l'X, lo mettiamo in B e l'Y. Che ho fatto? E l'Y, anche questo in C. È bello che abbia un corno solo, un po' come era il primo artwork di Charizard. Premiamo l'idea, ma comunque è similissimo. Squirtle. Io direi politicamente anche Squirtle in A. Wartortle è veramente bello, anche se questo sprite qua preso al videogioco non gli rende giustizia. Direi anche questo. E Blastoise probabilmente è quello che è invecchiato peggio e che adesso come adesso sembra un po' meno ispirato. È una tartaruga incazzata con dei cannoni. B per dare un segnale forte. E questo non ci siamo. Oh, bella sta linea evolutiva. Caterpie, Metapod e Butterfree. A me piacciono tanto. Che addirittura questo lo schiaffiamo in B, Metapod in C e Butterfree pure B. La cosa bella e brutta di fare la prima generazione è che oramai sti Pokémon sono diventati talmente iconici che è difficile cercare di valutarli in maniera più o meno oggettiva. Quindi diciamo che il metro di paragone è quanto mi piacevano da piccolo, quanto mi piacciono adesso e quanto ancora me li ricordo e quando mi capita di rigiocarmi magari quelle generazioni vecchie. Riprendo questi Pokémon quanto mi piacciono, minimamente se sono uscite delle carte decenti per il TCG ultimamente, se questi Pokémon erano più o meno giocabili in competitivo, non che ci abbia giocato più di tanto, però comunque il fatto di
vederli più o meno. È veramente una classifica personale che va molto a senso. Probabilmente se la rifacessi domani le posizioni sarebbero diverse. Weedle, un po' più basso di Caterpie, c'ha sto naso che mi inquieta, che non si capisce se è il naso, un po' come Diglett, o è una bocca aperta. Se lo pensi come una bocca aperta è anche peggio. Kakuna, forse è un po' più carino di Metapod, però schiaffarlo in B sembra brutto, anche perché dopo ci stanno veramente tanti altri Pokémon. Famucci e lui, Beedrill. No, mi piace meno di Butterfree, Famobi anche lui. Il Mega, carino, però boh, force un po' troppo tamarroci. Oh, linea evolutiva dei tre piccioni di prima gen. PG, Caruccio, B. PG8 a me piace anche di più di PG8 in certi artwork, perché proprio laddove PG8 è, vabbè, Super Saiyan 3 è fighissimo, però PG8 c'ha questa cosa che è più proprio sembra regale, con sti capelli leccati all'indietro che sembrano, so, un tamarro delle giostre. È simpatico. Famo così. Aia. E il Mega è bello, pare un aquilone. No, c'è B. Questi due. Rattata in C, quest'altro. Ah, ho messo la E prima della D. Sono un genio. Ecco, quest'altri due, Spiro e Firo, non è che mi facciano particolarmente impazzire nessuno dei due. Forse è un po' più carino lui. Facciamo C e D. Sto, ecco, non lo vedo tanto ispirato. Niente di che. Diciamo che c'è sicuramente tanto, tanto, tanto di meglio in questa generazione. Arbok e Ekans mi piacciono da impazzire. Lui in B e lui mi sa che ci abbiamo una S. Ma non vi preoccupate che le S arriveranno tra poco. Tipo Pikachu, poi qua hanno preso lo sprite della femmina che ha il cuore sulla coda. E sinceramente preferisco quello con la coda dritta maschio, ma non sono problemi questi. Pikachu non puoi non metterlo in S, dai. È il Pokémon, cioè anche per quello che rappresenta, e poi comunque anche da piccolo eravamo un po' tutti quanti fissati e bisognava andare a cercare il Pikachu, e quando ti spawnava comunque nell'erba alta, dove si trovava nel bosco, mi sembra. E quindi quando spawnava erano sempre grandi soddisfazioni. E è bello, a parte tutto quanto quello che rappresenta, è proprio bello, simpatico, e no? Infatti ci hanno fatta la mascotte di quello che è diventato il più grande brand del mondo. Raichu S perché è anche più bello probabilmente, quindi S non ruba niente. Anche quest'altri mi piacciono da impazzire. Senshu e Sandslash. Probabilmente mi piace più Senshu perché è più rotonda, è più un armadillo. È bello, famo A. E quest'altro B. Anche questi sono bellissimi, bellissimi, proprio belli, belli, belli. La linea evolutiva di Nidoqueen e Nidoking. Però teniamoci un attimo un po' bassi, perché se no. Allora facciamo loro probabilmente così. Quest'altri due qui. E poi. Facile, facile. Li sto mettendo a caso e non pensate che mi metto a ordinarli anche dentro le tier, perché sennò diventiamo scemi. Oh, Clefairy e Clefable. Forse Clefairy mi piace di più, poi è affascinante, no? Il fatto che venga dalla luna, il fatto che si pensi sia la versione viva di Gengar. È affascinante come Pokémon, sicuramente, anche le prime volte che li vedevi nei primi giochi c'avevano sempre quel non so che di affascinante. Quindi facciamo che lui mi piace di più, B e C. Non c'è bisogno di dire niente, andiamo avanti. Su questi due che sono semplicemente dei capolavori, spettacolo. Quelli di Alola probabilmente anche più belli. Per lui vale lo stesso discorso di Clefairy. Carinissimo Jigglypuff anche col fatto che cantava e tutto. Wigglytuff invece è semplicemente lui più grosso, più stondato, pare un uovo di Pasqua. D forse è un po' troppo eccessivo. Sì, dai, è troppo. Zubat e Golbat. Zubat e Golbat si può dire tutto tranne che siano dei brutti Pokémon, so simpatici, però Zubat a dire la verità l'ho anche rivalutato, però proprio per un valore anaffettivo mi stai talmente sui coglioni, basta. E lui, Caruccio, famo B.
Oddish, Gloom e Vileplume. Vileplume mi piace veramente tanto. Gloom è simpatico perché è un tossico, drogato che sbava. E Oddish è carino. C, B e A. Non ruba niente. Paras e Parasect. È molto bella l'idea, però non è che mi piacciono più di tanto. Cioè, tipo, è fighissima l'idea di Parasect, che è praticamente morto e quello vivo sarebbe il fungo. Infatti non c'ha neanche le pupille sugli occhi, cioè è proprio morto, zombificato. Quindi molto bella l'idea, ma il Pokémon, ragazzi, può guardare. E quindi è quest'altro di un po' più su, ma niente di che. Poi c'ha sti funghetti qua che sembrano un po' due scignon. Orribile, boh, brutto. Questi due sono belli, però non è che ci stiamo a parlare più di tanto. Facciamo così. Forse anche tutte e due in B. Andiamo avanti, anzi Meo e Persian. Meo e Persian sono veramente belli, ma non so se mi sento di mettere Meo in S, anche lui per quello che era durante l'anime. Era l'unico Pokémon che parlava. Facciamo A. Sono indeciso. No, Dainsei è bello come Ninetales, mi spiace. Mamma mia, sono tanti. Anche qui è bellissimo. Psyduck, affascinante proprio l'idea che col mal di testa lancia gli attacchi psichici e poi diventa Golbat che impara ad acquisire lo psico, anche se è solo acqua, non ho mai capito perché. E quindi top. Vai in S, Golduck. Questi due, Prime e Pincazzato Nero, è bello, però non vai più di B. E te stai bene in G. Questi due, facile proprio. Arcanine, spettacolare. Il leggendario wannabe doveva esserlo eppure no. Qua forse arriviamo un po' alle note dolenti. Lui è simpatico. C. Quest'altro mi piace veramente poco. Famo D. Quest'altro ancora più incazzato, così che sembra Inè. Ma sì, dai, che ce ne frega. Questi so belli, 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 belli. Abracadabra e Alakazam. Allora io, guarda, direi che metto direttamente Abra in A. Kadabra, so che sta cosa magari a tanti non piacerà, ma a me ha dato sempre fastidio sta cazzo di coda. Pare un po' una volpe, un po' una formica, non lo so. Mi piace un po' di meno B e tu S. Facile, facile. Il mega con sta cazzo di barba di merda, però. Era il periodo in sesta gen, poi continuato anche con la settima e l'ottava, che mettevano le barbe da hipster a tutti quanti cazzo di Pokémon. E poi c'ha ste gambine che, vabbè, sono ancora più piccole di quelle di prima, ok? Che fluttua. Sì, insieme a Mega Blastoise già stai vicino. Diciamo che le Mega sono stata una meccanica che mi ha fatto abbastanza schifo, si vede. Questi sono anche qua belli, belli, belli. Facciamo uno in B. Te. Forse sei quello che mi piace meno. C. E te in A. Bellsprout pure. Era affascinante col fatto che c'era la torre in seconda gen, quindi si è data una certa centralità anche a sto Pokémon, ma resta il fatto che non si può guardare. Quest'altro, il Pokémon Sasha Grey, un po' più su, e lui invece lo adoro da impazzire. Però forse S è troppo, mettiamolo in A. Tentacle e Tentacruel, tu per lo... sei anche carino, però per lo stesso discorso di Zubat, che nel mare è uguale, però forse mi piace di più, vai qua, e Tentacruel... carino, senza infamia e senza lode. Fino a un po' di tempo fa mi faceva schifo, adesso l'ho un po' rivalutato, però stai bene in B. Geodude, boh, famo Geodude C. Graveler è una merda proprio. E Golem A, tranquillo. Forse anche S, ma Ponyta Rapidash B e A. Cioè, questi due li adoro. Sono veramente belli. Doppia A è quasi una provocazione, eh? Sì, se lo merita. E il Mega... stai bene qui. Questi due sono orribili, in particolare lui che non c'ha veramente senso. Guarda caso, guardate chi è che sta laggiù. E te sei carino. Ma to qua, te do C. Che non c'ha neanche troppo senso. Sì, Magnemite mi piace. Magneton che non c'ha veramente senso di esistere. Come non c'è senso di esistere tu, che sei un Pokémon, per carità, anche molto carino esteticamente e tutto, però l'utilità è zero. Cioè, ti schiaffo in B.
Si sono accorti solo in ottava gen di dargli un'evoluzione, dare un minimo di senso a sto povero Pokémon. Bah, Doduo e Dugtrio. Dugtrio mi piace, però non è che vai più di tanto su e tu, ma stai bene in C. Dewgong è carino, Seal pare un cane, famo C e B. Un pelo sotto, ma sì, dai. Mach e Grimer, a me sinceramente piace più Grimer, è un po' più simpatico. Poi so belli il fatto che so dei Pokémon metropolitani che sono nati dallo schifo dell'uomo, dall'inquinamento. Quindi sicuramente è da premiare l'idea. Famo tutte e due B, dai. Cloyster e Shellder, stai bene in C. Cloyster è bello, ah. Oh, questi spettacolari, proprio spettacolari. Io direi a lui. A lui e questo S, no? Non si discute. E la Mega, anche la Mega è bella, in A. Onix mi piace tantissimo, lo adoro, in A. Ipno è lui, oh ecco, questo sta bene in E. Proprio zozzo, un formichiere ciccione, una palla, cioè proprio sporco, mi dà un'idea di schifo sto Pokémon. Tutto il contrario invece tu che vai in A. Anche loro due mi piacciono tantissimo, sono proprio belli, però dobbiamo tenerci un po' più bassini, quindi fa simpatia, to anche te, ma chi se ne frega, io in A ce lo metto. Quest'altro è carino in B. Neffen te lo meriti. Vabbè, qua pure voliamo altissimi. Tranquillamente. Ah, la cosa che mi ha turbato sempre è il fatto che lui nasca praticamente col teschio della madre morta. Però, cioè, vabbè, la storia è bellissima, commovente. Poi so anche fighi. C'è sta la teoria di lore che sia il figlio, no? Il figlioletto che tiene Kangaskhan dentro. Bello, un bel Pokémon. Così come un gran bel Pokémon, Hitmonlee che va dritto, dritto in A. E così come un Pokémon del cazzo lui, che c'ha la gonnellina e tutto. Dai, Dio è un po' severo. Liquidung, senza infamia, senza lode, è simpatico, ma B. A me Weezing piace veramente, veramente tanto. E tu stai bene in B. Anche qua voliamo veramente altissimi, facilissimo. Poi il Pokémon in pratica, vai in S. Rayearn, facilissimo. Poi il Pokémon preferito di, non mi ricordo chi, Satoshi Tajiri. È uno, praticamente il primo Pokémon disegnato quando ancora si chiamavano Capsule Monster. Bellissimo Rayearn. Chansey è difficile perché io in A ce lo metterei, S no. Però mi piace veramente, veramente tanto. Vabbè, intanto togliamoci il pensiero. No, dai, toh. Sì, dai, no. Kangaskhan, anche questo molto bello. Quasi da S, sai. Sei quasi da S, Kangaskhan. Però no. Il Mega è la cosa meno ispirata di sto mondo. Non fa schifo perché comunque Kangaskhan era bello, però un è polemico. E non hanno mai fatto impazzire. Lo vedo un po' troppo quadrato. Sidra e Orsi. Bah, vai in C tu e. Anche tu. Orribile. C. Tranquillamente, loro sono belli. Anche questo, acqua psico, il Pokémon di Misty. Tu in B e tu in A, perché è palesemente più bello. Un aborto che non dovrebbe esistere, Mr. Mime, veramente tu in S. Facile, facile. Sono combattuto, a volte mi sveglio che è più bello lui, a volte che è più bello Scizor, non so. Poi quando lo trovavi alla gara pigliamosche era bellissimo, poi si evolve, diventa acciaio, è fighissimo. Stesso discorso di Mr. Mime, Electabuzz e Magmar. Electabuzz mi piace di più di Magmar. Sicuramente, però non so se sei da S, eh. Che così senza evoluzione, però è bello, dai. Non facciamo gli avari, che ci frega. E te in A. Pinsir pure è molto 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 bello. Il Mega famo niente di che in C. E tu vai in A. In S no. Sono combattuto perché Tauros mi piace veramente da impazzire. Ah sì, dai, rimpolpiamola un po' sta S là, è troppo piena alla fine. Magikarp,
iconicissimo, sarei quasi quasi tentato di metterlo in A, e lo faccio perché metto Magikarp in A e lui non c'è neanche da discutere. La Mega pure è molto bella in A. Ditto, l'idea è molto bella, è probabilmente uno dei Pokémon più iconici di tutti, ma non mi sento, perché poi c'è anche lì la cosa di lore che potrebbe essere un Mewtwo fallito, un esperimento. Dai, vai in B. Tu pure. Se adesso tanto, raga, mi dispiace, ma cominciano gli S violenti. Tipo anche te. Come cazzo fai anche a non mettere Eevee in S? È proprio bello, bello. Però dai, fai che vai in A, perché poi mettiamo Vaporeon dritto dritto in S. Con questo farò incazzare tantissimi, ma non mi piace troppo il fatto che sia elettrico, sì, e mi piace tanto la tipologia, forse è probabilmente la mia preferita insieme a Bolo Psico, forse. Comunque non mi piace il fatto che sia troppo spigoloso, ok, che deve riprendere il fatto della saetta, della corrente elettrica, però poi è una cosa che è stata anche abusata, e comunque A non è che è una posizione bassa, e va in A anche Flareon. Lui invece lo vedo come un Eevee un po' più grosso rosso, cioè alla fine ci sta, cioè non è bello come Vaporeon, che è spettacolare secondo me. Porygon, cioè l'idea di fare questo Pokémon artificiale, poi tutte le evoluzioni sono geniali. Comunque in prima gen c'era lui, il fatto che lo compravi solo al casino è bello 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 bello. In S forse no, ci andrebbe lo Z, quello sicuro, però rimani in A. Arriviamo ai fossiloni. Lui è molto carino. Vai in B. Tu mi fai schifo al cazzo. D è troppo. Te pure, ma vai in B. Poi è bello che... Guardate che occhi che c'è in questa versione, sembra proprio posseduto. Stai bene dove stai. E tu, facile facile in S. Stessa cosa per Aerodactyl. Bellissimo. Spettacolare. Addirittura è stato scoperto il dinosauro poi che si chiama Aerodactylus, una cosa del genere, ispirato a lui, cioè non è lui che ha ispirato al dinosauro il nome, ma al contrario, cioè, solo per sta cosa S. E lui col pizzetto di merda, però ci Snorlax. Ma sì, dai, che stiamo a fallavari. Vai. Proprio per come lo trovavi nel gioco, che stava là a dormire, poi è bellissimo, cioè mangia e dorme in ciccione, bellissimo, vai. E qui farò incazzare molti. A me piacciono tanto i cani leggendari, ma sti piccioni... Articuno sì, Articuno va in S, dritto. Però Zapdos in A e tu in B. Il meno ispirato dei tre è Moltres. Pianafrano esplode. Vabbè, c'entra poco. Anche Articuno in realtà. Però Articuno è bello. Te... Boh, un Firo che ha preso fuoco davvero. Già stata detta sta cosa, ma è vera. Loro sono spettacolari. Veramente bellissimi. Ci siamo quasi. Dradinina. Questo in S. Perché è spettacolare. E questo pure, nonostante le polemiche che non c'entra un cazzo uno con l'altro, è Dragonite, è bellissimo. Chi c'aveva il Dragonite più livellato e con più statistica d'attacco, con più PS, era il più figo dei giardinetti. Raga, non si può di niente. Anche qui non è che stiamo a fagli avari. Vabbè, non c'è bisogno di parlare niente di Mewtwo. Mentre questo è orribile. Dammo un segno forte. E nope. Di questo un po' più caruccio, sembra un po' Freezer, no? Che prima è grosso, poi diventa sempre più piccolo, un po' come l'ultima forma. Tetto, dai, te metto in A. E lui è probabilmente uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione, di sempre. S. Abbiamo finito, siamo andati anche abbastanza forti e alla fine è una generazione veramente veramente bella. Poi per qualcuno magari mi sono tenuto anche abbastanza basso, perché sennò veramente era da mettere tutti altissimi. Le Mega mi fanno cagare, e per il resto alla fine, dai, in Tier S non c'è neanche troppa roba, cioè c'è quello che ci deve stare. So che in tanti vi incazzerete per Zapdos, però ci dobbiamo fare. Con questo video ho finito, spero vi sia piaciuto, io lo volevo fare, non chiedetemi perché, mi sono anche divertito. Non vi preoccupate che comunque torneremo a parlare di fumetti su questo canale prossimamente, già dal prossimo video. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste altre tier list, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, se siete d'accordo con me
Oppure fatemi sapere con che cosa non siete d'accordo, avreste spostato, ma comunque è la prima generazione, quindi è più che altro basata sulla nostalgia, la nostra esperienza con questo brand che comunque piace a tutti. Quindi ciao ragazzi e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video qua sul canale.